oggi entra solo chi più felice alla Caritas di Messina, la Caritas diocesana. Uno pensa che la Caritas si occupa solamente di alimentari, invece si occupa anche di piante, di botanica. Siamo qui con Fedele Ferrido che ci presenta l'orto botanico che di fatto c'è alla Caritas di Messina. Il giardino che io amo chiamare il fedele giardino della Caritas, fedele usandolo come aggettivo, perché si presta, io con molta fedeltà, il mio nome fedele, mi dedico a queste piante. Quindi intanto benvenuti, grazie veramente a Carmelo, veramente contento e onorato di avervi qua in giardino, vi do il benvenuto e vi ringrazio per questa visita. Nel corso di questa visita vi farò vedere, intravedere il giardino e le piante che sono qui ospitate, Boniani, e che e l'hanno messo loro su questo giardino, tant'è che ci sono anche delle essenze tropicali che immagino che loro portassero di ritorno dalle loro missioni in Africa o nell'America Latina. E ora che mi, bene o male, cominciano a conoscermi, mi conoscono, mi capita anche che trovo qualche pianta davanti al cancello del giardino. È tipo come si lasciavano i bambini davanti all'orfanotrofio, perché sanno che vengono accolte. E poi anche tanti amici e soprattutto tante amiche che hanno comprato 20, 30, 40 anni fa una piantina grassa con le spine. In tanti anni questa pianta è cresciuta nel balcone, un balconcino dà problemi anche per stendere la biancheria e mi hanno pregato di toglierla perché gli dispiaceva buttarla. Dice: so che la porti in giardino, così io vengo e me la godo là e se la godono gli amici. Quindi voi godrete della vista anche di tante piante che mi sono state. Ma quanti metri quadrati è questa zona? 1600 metri quadri di superficie utile di giardino, più la superficie della strada dove, ricordatemelo, vi farò vedere delle yucche particolari. Io penso di averlo acquisito, qualcuno pianta, dice che mi scorre linfa nel... Qualche pianta importante da vedere qui vicino? Sì, quindi andiamo a noi. Quindi la pianta regina del giardino è la bougainville, con quel tronco monumentale che è invaso da 22 anni. E qua ha lasciato il segno qua il tubo dell'acqua e questa era sopra questa e quindi per tirarla fuori l'ho tagliata in due e ho fatto due piante, due bonsai, nel senso che la tecnica bonsai, non sono un bonsaista, ma la tecnica bonsai mi ha insegnato a prendermi cura delle piante affinando le mie tecniche e le mie conoscenze. Questa base era proprio qua ed è venuto quel bonsai. Poi dal ramo principale ho fatto quest'altra pianta, ho tirato su questa pianta, da qua si è staccato una costola, si è staccata una sezione che sembrava morta ed è questa, e questi si riempiranno di fiori quanto prima. Abbiamo un carrubbo, mi ha fatto i fiori negli anni precedenti, un carrubbo. E poi ecco, abbiamo ancora in questo settore degli olivastri con dei grossi ceppi, degli olivastri, e un grosso ceppo, quindi ogni pianta di questa ha una storia. Porto l'esempio di questo ceppo di olivastri è messo in un bauno. È un vecchio contenitore artigianale che oggi non più soppiantato dalla plastica. Questo olivastro viene da Fortogliastri, perché Fortogliastri si riferisce al fatto che là era ricco di olivastri. Quindi quando è stato riattivato e rimesso in funzione forte, hanno tagliato a zero tutti gli olivastri che avevano invaso anche la struttura, li hanno buttati e hanno dato fuoco a questi. Hanno portato la pianta e mi sono portato la pianta, la base, e poi la taglio bassa tutti gli anni e arriva a fiorire. Quante quindi, ore di impegno ti dedica al giorno? Quante ore? E tutti i giorni in pratica. In pratica tutto il mio tempo libero lo trascorro qua con le piante. Ho sentito che a suo tempo, in tempi preindustriali, le nostre nonne staccavano la spina e tiravano fuori pure il filamento interno e avevano un ago già con il cotone per cucire, già corredato con il filo per cucire. Poi qua c'è un ficus in un
ficus salvato da morte sicura. Quindi queste piante non sono in forma splendente, perché succede questo, che se uno vuole una bella pianta è giusto che vada in un grande, si compra una bella pianta e se la gode. Se poi non riceve le cure giuste, pazienza, vuol dire ne comprerà un'altra. Però prendere una pianta sofferente, raccolta anche per strada, quella pianta da quel momento in poi andrà sicuramente a migliorare. Ecco, quella è un po' una sfida che io accetto e cerco di darle un'altra possibilità di vita, visto che era destinata a morire. Questo è l'angolo delle piante grasse e ci sono sia crassulacee che cacchettacee. Alcuni sono in fiore. Questa è bella particolare perché ha quella spuma rosso più marcato e altre invece hanno appena appena il margine fogliare. Sono della stessa famiglia, dello stesso genere ma di specie diverse. Queste hanno anche le foglie più grandi. Anche le foglie più grandi. Un'altra specie dello stesso genere. Sì. E vengono fuori dalla grandinata di quest'inverno causato non pochi. Anzi, forse sono un'altra qualità della stessa specie. Sì. Sono la stessa specie ma due qualità diverse. O possono, perché ci sono anche dei cultivar diversi. Sì. Cultivar diversi, perché sono uno, due, tre specie diverse. Tre due sono grandi diverse. E quella piccola, però quella questa piccola, tutta verde, questa mezza verde e mezza rossa, e quella tutta verde. E questa immagine verde perfetto. Argentato. Bravissimo, so che sei appassionato, sì, di piante. Lo tutte stai le qualità io. Te lo stai dimostrando. Poi là c'è pure il famoso cuscino famigerato cuscino della suocera. Perché quando si fa grande, ancora più grande, e la suocera rompe le scatole, un puff, e quindi, però devo dire, anche se non ho avuto il piacere di avere una suocera, che insomma è meritatamente detto il cuscino della suocera, in modo quasi affettivo, cattivo. Lo sentono le mosche. La stapelia. Questa è una senilis. Per affrontare il caldo, il vento, ecco, e per catturare anche l'umidità della notte, la rugiada della questo notte. Questo è quello che non deve succedere. Sì, sì. Qua può tagliarla, certo, e fai i polloni poi. Sì, ci sono tanti lavori programmati. Che devo c'è fare. Tanto da fare qua. Qua ci sono tante euforbie. Euforbia erita. Questo è Onium. Questo è Eonium arboreum, però invece che verde, così, questa è una specie di Eonium arboreum, che fa questa specie di rossetta, e poi le foglie più vecchie vanno cadendo, e cadendo nel tronco lasciano quella cicatrice che è anche ornamentale. Ecco, ne stacco una e faccio vedere, ecco, resta. E man mano si sviluppa in altezza e diventa lunga anche parecchi metri. Poi l'infiorescenza. E poi ramifica e fa un'infiorescenza a forma di cono. Di pennacchio. Di cono giallo. Giallo, bellissimo, bravo, bravo. È bello parlare con persone che apprezzano. Sì. Ecco, qua invece, questa è una cacchettacea. Cacchettacea che. Io lo sapevo come si chiamavano queste qua. In questo momento, non me lo ricordo più. Ogni tanto mi gioca qualche brutto scherzo, però che una cacchettacea si può vedere da queste spine che ci sono qua in questi intestizi. Sì. Sì, sì, sì. E ha queste foglie con andamento a zig zag. Questa è la particolarità, che pur essendo della famiglia delle cacchettacee, cresce e tollera anche l'ombra, perché in natura cresce appoggiata agli alberi e quindi all'ombra degli alberi, ed è una pianta un po' epifita che cresce sugli alberi anche sulle rocce e si sviluppa in lunghezza e quindi cresce così. E parlando di crescita e anche veloce, e quello invece Atro purpureum, quella Eonium arboreum, di quel colore rosso scuro da sembrare quasi nero, anche questo perfetto, questa qua, ecco, Eonium arboreum, Atropurpureum, perché ha quel colore. E volevo farvi vedere una cosa simpatica, aspetta che arrivo.
siccome abbiamo parlato della unghia di gatto, quel rampicante che fa quei fiori gialli, ecco qua i fiori gialli, vi volevo fare vedere perché si chiama unghia di gatto, dimostrare il nome che di solito. Allora, questa piantina crescendo ha tre, queste che sono una trasformazione di vitici, si sono trasformati in unghia, in tipo tre unghiette con cui si aggrappa e cresce in qualunque superficie. Unghia di gatto, sì. Unghia di gatto. Senti. Unghia di gatto, perché si arrampica. Ecco. Sì, sì. Quella gialla. Anzi, poi ricordatemi che vi faccio vedere una parete del palazzo qua accanto, tutta invasa dall'unghia di gatto, come quell'albero che è stato... Sì. Soffocato dall'unghia di gatto. Ora ci spostiamo così vediamo altre cose, perché in effetti c'è tanto da vedere. Qua è l'angolo delle palme, una specie di palmetto. Ecco, ci sono palme di diversi tipi, dalle Gensie alle Camadoree, e c'è pure la palma di San Pietro, la Camerops humilis, e c'è la Washingtonia filifera, perché ha tutti questi fili, sembra che si spaldi, ha quei fili, quindi Washingtonia filifera. Ha pescato con la rete, ha pescato una vecchia scarpa piena, con tante concrezioni di conchiglie, e dice: ci metti qualcosa nel... E poi mi chiedeva, era un tunisino che ho conosciuto alla Caritas. Questa qui è la miseria. Ecco, dice: come mai hai scelto questa pianta? Se hai messo questa pianta ci sarà sicuramente un motivo. E appena gli ho detto che questa è un'erba miseria, come appena ha detto Alessandro, che da lontano mi sembrava salvia, ho detto salvia. Perché è una delle tante varietà di Tradescantia, e questa è quella con queste, sembra una peluria, sì, leggera peluria. Quindi in una scarpa, non è una seria, ecco, una scarpa vecchia. Ce ne sono anche di più pelose. Quindi questo abbinamento gli ha strappato, quanto ha potuto ridere, che ha apprezzato, gli è piaciuto. E qua c'è pure un ancorotto raccolto sott'acqua, c'è una conchiglia e un angolino un po' così dedicato, diciamo. Per il fatto dell'accordo tra le piante, mi piace fare una citazione. Qua, siccome ci sono le erbe spontanee che sono alte, non si apprezza bene, però le radici superficiali del pino e che vanno verso l'interno sono trattenute e abbracciate dalle radici del fibus. Quindi un caso di fratellanza, quindi rispondo con un esempio pratico alla tua domanda se vanno d'accordo fra loro. Qua c'è un esempio, Cristo calza a pennello con la carica. Ecco, c'è questo ingresso scenografico qua con... che ho voluto valorizzare con quelle pietre che sono, in dialetto credo che li chiamano i cagnoli, che quelle pietre sono dei reggi, delle mensole che reggevano i balconi, i vecchi balconi prima del terremoto. E ho trovato qua in giro per il giardino, li ho tirati fuori, spazzolati, puliti e messi per sottolineare l'ingresso alle scale. È una cosa che ho voluto fare. Ci spostiamo un po', vediamo tante altre cose. Quindi durante la potatura dei fichi, Ficus gari, che ha comune gara, un figo, e delle sezioni di rami, delle dalee grandi, non piccola dalea. Qua ho fatto una dalea grande, guarda come mi risponde, già mi fa i fichi. Prima ancora dell'albero, già questo piccolo... Questa piccola piantina mi prepara. Virgolette, tipo bonsai, se soffrono meno. Bello, bellissima domanda, bella domanda. Bella domanda. Me la sono posta pure io tanti anni fa. Ecco, quando ancora la parola bonsai non era molto conosciuta. E quindi l'ho vista in un libro e quindi ho avuto un attimo di perplessità. Poi negli anni ho avuto occasione di avvicinare diversi maestri di bonsai. Non solo maestri di origine orientale, giapponesi in particolare, che sono veri maestri, anche se l'arte viene dalla Cina, poi il Giappone l'ha sublimizzata, insomma, ne ha reso ancora più bella
fa esemplare notevole. Qual è la prova che non soffrono queste piante? Che un albero in natura, in piena terra, se vive 100 anni, un bonsai, una pianta dello stesso tipo, in vaso, curata bene e trasmessa da una generazione all'altra, può durare anche il doppio. E quindi qual è la prova? Che la pianta in vaso fruttifica, se una pianta dà frutto fa il frutto, se una pianta dà fiore farà il fiore. E così se una pianta caduce foglie, perderà le foglie in autunno e poi le rimetterà in primavera. Quindi compirà il suo scelto degli esempi più immediati. Tipo, quando beviamo una bibita con la cannuccia, se la cannuccia è più lunga, e la beviamo, se è più corta beviamo lo stesso, quindi le radici invece di essere lunghissime e andare a cercarsi il nutrimento e l'umidità, sono invece di una lunga ce ne sono due, tre, quattro radici più corte. Non so se è vero, ma pure gli esseri umani, dice, quelli piccoletti vivono di più rispetto a quelli molto grandi, si dice anche questo. Non lo so se è possibile, però potrebbe essere. Però ecco, c'è forme di nanismo e forme di gigantismo. Quindi la piantina si adatta, ecco, e qua mi introducete a un altro argomento, che è questo. Quindi la pianta può essere coltivata in piena terra, che è l'ideale. Però se tutte queste piante, questa varietà, in piena terra non potremmo averle. Allora, avendolo in vaso, io apprezzo questa biodiversità. Possono essere ospitate sia nella roccia, e qua abbiamo una roccia vulcanica, e mi ha incuriosito questa forma che è scavata naturalmente, non l'ho toccata, nella pietra. E questo è un rampicante che si fa notevolissimo, e di fa le radici di sotto, perché cerca l'umidità che resta sotto il vaso. E poi anche i vasi rotti possono diventare motivo di... questa è la parte terminale di un... non mi ricordo se era un salvadenaio o qualcosa del genere. Oppure quando si rompe un vaso e ha una forma interessante, ecco, ho riciclato anche questo. Per carità, una loacea. Non mi mancano i vasi, dico, però è una cosa bello, così simpatica. Sì, bello. Sì, prego. La caffettiera del caffè, va. Quindi qua i bambini in particolare faccio vedere di queste cose, dicendo che anche un tappo di detersivo ci mette una piantina che nei balconi, questa la vediamo scendere parecchi metri, e qua, rispondendo a quella domanda, la piantina si adatta allo spazio disponibile. Qual è la prova? La prova è, facciamo l'esempio di due semi dello stesso albero, due semi, uno cade in piena terra dove c'è un terriccio soffice, fertile, e allora diventerà un bell'albero grande, crescerà al massimo della sua potenza, crescerà al massimo delle sue possibilità. Il seme gemello che cade in un anfratto di roccia dove c'è appena qualche dito di terriccio portato dal vento, cresce e si adatta a quello spazio e diventa un bonsai naturale, perché la parola bonsai è pianta coltivata con arte in vaso. La parola bonsai, bonsai viene, è una parola il cui significato vuol dire questo. Una pianta, però dice, qualunque pianta coltivata in vaso è un bonsai? No. Una resta piantina coltivata in vaso, e una, per diventare bonsai occorrono anni e anni di cura. Il risultato però deve essere che la pianta deve essere credibile. Credibile vuol dire che deve avere la forma che ha la sua consorella, il suo confratello in piena terra, deve avere le stesse proporzioni, la stessa armonia, e deve svolgere lo stesso ciclo vitale di cui parlavamo poco fa. E qua vedete, passiamo, passiamo davanti a un ginkgo biloba. Siccome abbiamo parlato di alberi e di piante raccolte anche accanto ai cassonetti, oltre che donazioni o piante qualcuna comprata, questa è una delle poche piante comprate. Più di 30 anni fa, comprata già come bonsai, e aveva un suo prezzo. Questo qua stiamo parlando di ginkgo biloba, il cui nome leggiamo anche nei prodotti di bellezza, c'è disegnata la foglia a ventaglio. Biloba perché la foglia a ventaglio ha la forma a due lobi, eccola qua.
La foiba ha due lobi, ginkgo biloba. Questa è chiamata fossile vivente perché? Perché è ancora in vita, questo è un esemplare. Siccome era conosciuta come fossile, e qua ci sono degli esempi di fossile, da ammonite ad altre piante, questo è un bivalve, la conchiglia Pecten Jacobaeus, la conchiglia dei pellegrini, e una parte sola. Qua c'è un ammonite e qua c'è il T-Rex. Quando vengono i bambini, diciamo, un T-Rex, che ci fa qua questo T-Rex, questo tirannosauro di plastica qua? E allora io spiego che al tempo dei dinosauri, 250 milioni di anni fa, c'era il ginkgo biloba. I dinosauri si sono estinti e il ginkgo biloba vive ancora. Perché? Perché a suo tempo si credeva estinto, perché si era trovato fossile dentro le rocce, aprendo le rocce come un libro, c'era l'impronta di una foglia di ginkgo biloba, però non si aveva notizie di questa pianta, non se ne vedeva. Poi invece in Cina hanno scoperto che i monaci buddisti avevano salvato dall'estinzione questa pianta, perché ne avevano trovato qualche esemplare in qualche canyon, in parti nascoste. Quindi hanno preso qualche pianta, l'hanno riprodotta e l'hanno messa davanti ai templi, e quindi ecco il ginkgo biloba. E vi dirò come importanza è una pianta così forte che è sopravvissuta anche ai dinosauri. E recentemente nel 42, durante la bomba che hanno sganciato su Hiroshima e a Nagasaki, dove per un raggio di non ricordo quanti chilometri la vita si è estinta, bene, dopo diversi anni il primo segnale di vita l'ha dato la radice di un ginkgo, è stato il primo segnale di vita e si è ripreso. Ecco un filare di ficus, in particolare le sezioni di tronco. Le sezioni di tronco, qua c'è una sezione di albero dei rosari, Melia Zadarak, e quindi il nome è di origine arabo. Quindi quest'albero, ce ne sono tanti in città, è stato tagliato in quanto albero cavo, quindi pericolante, è stato tagliato, fatto a pezzi. Io ne ho preso una sezione, l'ho messa in vaso, ha fatto le radici e la chioma, e sono spuntate ora perché d'inverno è una caducifoglia, perde le foglie. E qua c'è il motivo per cui viene chiamata albero dei rosari, perché dai semi di questa pianta se ne facevano dei rosari, delle collane, dei braccialetti, dei monili, perché il seme, che è duro come quello dell'ulivo, basta togliere la parte carnosa, già si presta a un buco già suo, e si presta a essere infilato con dei fili e farne delle. E questa è un'altra sezione di tanti alberi. Ecco, questo mi ha incuriosito. Poi Alessandro, puoi prendere questa, io ci vedo un cuore, lo vedete anche voi, e mi ha relato due cuori, quindi veramente simbolica questa immagine. E qua ho messo questa sezione di tronco, mi ha fatto le radici e questa chioma che io cerco di mantenere in questa forma con la potatura, in modo che si vedano sempre. E quindi chiudiamo con l'immagine dei cuori, dei due cuori che in questo momento rappresentano un cuore me e l'altro cuore siete voi, che siete venuti a trovarmi, e vi ringrazio tanto. Grazie tante, grazie a Fedele, voi. Grazie a voi per questa accoglienza. Grazie a voi. Dico, la camelia è in piena terra, già piena di bocciole. Poi dovete sapere che questa parete di verde è Rhynchospermum jasminoides, sì. Il nome sta a indicare che è un gessomino cinese, sì. E farà di qui a poco, ecco, cominciano ad aprirsi, sì. E quindi farà un profumo inebriante, proprio fortissimo. Questo è un cavalluccio che ho messo io, ecco, tipo bonsai, anche se in una ciotola. Ha il tronco molto rugoso, perché è una pianta vecchissima questa. Particolare. Poi qua abbiamo, qua siamo nell'angolo, qua c'è l'acqua. Qua ogni giorno io passo e ci dogno, e con alcuni mi soffermo di più, altri ci dogno una nebulizzata. Vedi, già c'è uno dei dubbi dell'acqua. Ci sono diversi, della pianta, no? Io mi regolo passando, le conosco, sono in sintonia.
e non è facile. Cioè non è facile, io le conosco, per uno che venisse a darmi una mano magari ne darebbe a qualcuno un po' di meno acqua, a qualcuno un po' di più. Quindi ormai conosco le loro necessità. Qua siamo nell'angolo delle querce, una delle quali è la quercia da sughero. Questa è la Quercus coccifera, quella, ecco, sono diverse varietà di querce, alcune le ho fatte da seme e altre le ho avute da vivai, una mi ricordo l'ho presa in natura perché era frenato un custone e ho preso una pianta e ho salvato quella pianta che sarebbe comunque morta. C'è pure un alloro. I ficus abbiamo da quella foglia piccola di Benjamin Oretus a quella. Quindi è un ficus variegato, bellissimo. Ficus elastica variegato. Poi mentre siamo qua, vedi quella sezione di tronco, invece di piantarlo in verticale ho scelto di piantarlo in orizzontale. Me l'ha insegnato l'arte bonsai, quello si chiama stila zattera, perché in natura un albero può cadere, resta qualche radice e là coricato quelle che erano rami diventeranno negli anni alberelli e quindi hanno tutto un'unica origine. Queste cose si apprendono nei bonsai. Sono l'umore, ti piace così? E allora guarda, e qua, ecco queste piante, alcune amiche avevano la piantina piccola nel balcone. Poi si fanno piante grandi e danno problemi di peso, di struttura, sì. Non si può stendere la biancheria. E poi, come vedete, sono piante molto vecchie, con quelle radici, con quel gioco serpentiforme, e da colore che è uguale a quello del tronchetto, ci dice che sono state esposte all'aria da tanto tempo, hanno preso acqua, pioggia, sole, hanno affrontato le avversità atmosferiche. Poi vi assicuro che ogni pianta merita. Qua c'è un altro bonsai di fico. E qua ci sono. Questo è particolare. Ecco, questo bonsai abbiamo portato un fico. Ho aiutato un amico. Tutti quei rami erano da buttare. Io prima di buttarli, non è che posso fare tutte da lei. Quello lo fa il vivaio che da una pianta ne fa 100.000 per vendere. Io ne scelgo una, due. Che la cui forma, due pezzi la cui forma mi ispirano. In questo caso messo così, vedi, mi ha ispirato e è venuta fuori. Bellino. E qual è il progetto di questa piantina? Nel tempo deve fare foglie più numerose e più piccole, quindi man mano insegna i bonsai, si tolgono le foglie più grandi, una alla volta, due alla volta, è un lavoro di pazienza. E siccome la pianta per svolgere la fotosintesi clorofilliana ha bisogno di una certa superficie, abolendo quella la pianta non farà un'altra foglia, ne farà altre due, altre tre, la cui superficie, cioè devi cominciando da basso. Si comincia dalla foglia più grande, oppure la foglia più danneggiata, più brutta, okay, la toglie e poi la pianta per controbilanciare, perché le radici sono sempre perfetto. Quelle, magari produce due foglie più piccole, dicevo, la cui superficie totale deve essere uguale a quella della foglia grande. Sono cose simpatiche, interessanti, ma sono tutte interessanti. Qua pure sentite la bella consistenza, questa è una dracena, in pratica le dracene sono i tronchetti della felicità. Questa è la dracena a drago. Perché drago? Perché incidendo la corteccia, questa pianta, esce una linfa color rosso sangue. È come se fosse un drago, una draghessa, un drago che incidendo esce quel sangue, quella linfa rossa che si rapprende, diventa duro come un pezzo d'ambra. E una volta la usavano nella farmacopea e nel colore, per i colori, pittori per i colori. Oggi sono tutte su due, tre, quattro rami, farà pure dei fiori, ma diventa ultracentenaria. L'idea, senti che foglie consistenti, dure, e a crescita lentissima. E qua ci sono altre dracene e hanno di particolare, guardate intanto la differenza tra una da lei e un tronchettino messo in terra tipo questo o questo, vedete la dimensione? Le dracene quindi sono suddivise con un certo criterio. E poi questa è la dracena marginata perché ha il margine rosso.
ha un margine, questo margine si vede? Sì, si vede. Si apprezza. Della scena marginata, questo è pure un esemplare vecchio, ha la sua età. E quindi la sua età vuol dire che da tanti anni, quindi, ha affrontato tante avversità, tanta grandine all'aperto. Parliamo all'aperto nel nostro clima. Certo. Queste sono piante anche da interno. Sì. E però hanno bisogno di un ambiente molto luminoso. E in casa gli manca l'umidità, qua invece la notte, la rugiada, l'umidità ce l'ha. Certo. E qua altre piante, quella foglia larga, e qua c'è un'altra dracena in fioritura, qua sta facendo il fiore. Ah sì, che bello! Questa merita pure. Merita. Questa viene chiamata anche cordeline. È un genere affine alle dracene, cordeline, e questa è la varietà stricta, è una varietà poco comune, molto meno diffusa, sì, diciamo. Mai vista. Poi questa, a proposito, là abbiamo visto l'albero dei rosari, questa invece è la pianta dei rosari, è un semo che scende tutto così a cascata, e questa si, diciamo in dialetto, si scucciolia, si sgrana facilmente. Dovete sapere che poi anche da una pallina che si stacca, sì, sì, che cade più o meno accidentalmente appena uno la sfiora, sì, si può fare pure una piantina per riproduzione fogliare. Quindi una piantina si mette sulla superficie e fa una fogliolina. C'è stato un periodo in cui avevo delle foglioline e facevo vedere ai bambini come da una foglia si poteva ricavare una pianta. E poi abbiamo per il momento la fioritura del pitosporo. Bello. Sta facendo il fiore. Sta facendo la fioritura. Spero tanto di non annoiarvi. Ma i suoi figli l'hanno sta passione? No. Dice, ne basta uno in famiglia. Nipote, mia moglie era appassionata. Mia moglie era. Questo invece è un chinotto. Quindi un chinotto. E cos'è il chinotto? Quindi è un agrume. Ed è bello perché ha foglia piccola. Il chinotto fa dei frutti come un mandarino, e che sono amari da gustare come frutto, però sono adatti a farne le bibite. E questo lo ho del regalo, perché non si trova facilmente. La Sicilia è produttrice di chinotto, la Sicilia so che la producono il chinotto. Sì, lo producono il chinotto. Poi, oltre a quelle cigas notevoli all'ingresso che danno il benvenuto, se vuoi poi possiamo entrare da là, che si vedono